popolari, ma una persona di tutta la Chiesa, dell'umanità intera. E quindi anche il nostro istituto continua appunto a riflettere sul dono che lei ha ricevuto e che è un dono per tutti noi. Qui ci sono studenti, degli altri professori, professoresse, e quindi adesso do voce al preside e al suo messaggio. Cari fratelli e sorelle, malgrado non possa essere presente tra di voi, vi mando il mio più cordiale saluto e vicinanza fraterna. Il Concilio ha aperto la strada a un serio dibattito sulla vita consacrata. Ciò ha consentito un reale progresso dottrinale rilevabile nel pensiero di Paolo VI e di Giovanni Paolo II. Inoltre ha favorito una approfondita e rinnovata riflessione dottrinale che ha avuto un grande impatto sulla realtà della vita consacrata. Si tratta di un dibattito che non è terminato, ma continua attorno nel terzo millennio, dove si aprono nuovi orizzonti. L'ecclesialità della vita consacrata, maggiormente approfondita nel periodo del post-concilio, nel contesto dell'ecclesiologia in sviluppo, ha favorito una sua piena comunione con tutto il popolo di Dio. La progressiva elaborazione post-conciliare della categoria di comunio ha condotto la rinnovata ecclesiologia di comunione a sviluppare la spiritualità di comunione, la quale ha registrato uno storico salto di qualità nella nuova millennio imminente. E questa, a sua volta, ha favorito l'emergere di una novità della vita consacrata, già proposta in modo generale dal Sinodo sulla vita consacrata del 1994. Questa giornata di incontro sulla vita consacrata, alla luce della spiritualità e dell'unità, nel ricordo della laurea honoris causa conferita a Chiara Ludwig dall'Istituto Teologico di Vita Consacrata Claretiano il 25 ottobre 2004, può essere una continuazione di questa riflessione sulla spiritualità di comunione che deve caratterizzare la vita consacrata del futuro. Questo il mio augurio e la mia preghiera. Padre Iosu Mirena Aldari Claretiano, preside del Claretiano. Grazie a Padre Cialdi e grazie a Claretiano che sempre ci dà il patrocinio per questi nostri appuntamenti. Bene.